so avessi visto prima anni fa. Ripeto se Sirio Cividino è pronto oppure qualcun altro per la telecronaca. Concentrati! Andare avanti, tu porti il palo e io dietro, no? Faccio il buco. E poi va sempre in lupo. Piazza al centro. Angolo! Guardate l'arbitro! Segui il gioco! Guardate! Ma no, Stefano lo può dare su di là. Ti dà un altro verde. Bene, bene le posizioni, chi è in fascia? Bravo, bravo! Buttala qua nell'angolo! Prossima canata mi c'è la Nazirit di capito. Vai, buttala là! Vai, sto vedendo! No, Michele! Prossima canale, c'è il così! La gente del 5. Dentro sto io. Vai dietro! Zitti voi fuori dal campo! Scandeli da Dio! Dai Migotti, tienilo lì, ok. Occhio al 2, occhio al 2, occhio al 2! C'è corrente! Non stiamo qui, c'è tanta corrente! Adesso pure? Siamo così più scavi. No, 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 non stiamo fuori. Ok, Migotti, occhio lì. Tienilo, Migotti, Migotti, tienilo. Tienilo. Bravo, ok, non così, non così. Ti frega, non dietro veloce, non dietro veloce. Ora prende la palla il KFC che rimbossa la manovra. Il numero 4 mi sembra che abbia promesso un gol per il pubblico, per cui ci sono anche queste sfide che invogliano i giocatori alla realizzazione. Ancora il KFC che manovra con ordine e rigore, subito 14 che tenta di sfondare la difesa. Molto aggressivi i ragazzi del KFC, però commettono fallo. Gol che viene annullato, per cui si rimane sul risultato di 1-0. Pese che imbastisce in questo momento l'azione d'attacco, mentre il FVG si schiera già con i suoi difensori. Vediamo che già comunque si vedono gli appoggi. Si vede una predisposizione per uno schema difensivo 1-3-1. Ma comunque non è gol. Dai,
parte il KFC, sempre KFC che riparte, poi allora, Luigi che si è preparato così, ma subito. Ragazzi, oh! Allora! Attenzione! L'arbitro però chiama un angolo per i ragazzi del Trieste. Ricordiamo che molto spesso il pubblico è ingannato perché fa fede l'angolo basso della porta, per cui il portiere nel rimettere purtroppo esce fuori dall'area di campo. Dopo riparte Trieste, Trieste che manovra in modo molto rapido, prova il tiro, e però pallone che due partono, via due! KFC di nuovo con la palla che sta giocando dal numero 6 che avanza con molta calma. E dopo che sta su un quarto, anzi, no? Per imbastire la manovra, vediamo che il 6 comanda i suoi di iniziare con irruenza a sfondare la difesa del Trieste. Numero 10, ricordiamo che il numero 10 ha un buon tiro. Attenzione numero 10 che però va in acqua con un gran colpo d'eschimo. Ora attenzione a Trieste che galoppa, ancora Trieste, prova il tiro e ancora basso di Trieste, ma recupera il KFC, recupera con calma e ricostruisce. Sempre il numero 6 che ricostruisce, ora ha il numero 4 che non ha un ottimo controllo, ma sicuramente ci fa almeno un paio di gol. Calma KFC, si riprende il gioco. Si riprende il gioco con calma, sempre il numero 6 che ricordiamo l'ultimo uomo che imposta il gioco. Il Trieste in questo momento è super schiacciato dalla difesa del KFC. Però attenzione a non commettere fallo. Prova il tiro e gran parata del numero 2. Ottimo tiro che del numero 6 che da solo cerca di perforare la difesa, ma un ottimo tiro. Di nuovo all'attacco Trieste che cerca di recuperare il svantaggio per una parziale di 1-0. Trieste con il numero 2, che manovra. Molta calma, il pubblico incita ad alzarsi la difesa. Ma il Trieste piano piano si sta facendo vedere. Ora vince del tocco in pubblico, tiro ed è fuori. Fuori dal numero 3 del Trieste. Vediamo dai ribatti e ribatti da una parte all'altra del campo. Veramente questi ragazzi meritano un applauso sia per la grinta ma anche e soprattutto per la tenacia. Ancora il KFC che comunque passa l'azione di attacco. KFC con il numero 3. Sempre KFC, Trieste che si schiera, anche Trieste appare molto ordinato in questa fase del primo tempo. Tiro ed è deviata dal portiere. Trieste che schiera un'ottima difesa con il numero 2. Attenzione, angolo. Ogni tanto anche per i più piccoli come per i più grandi c'è qualche distrazione, ma va bene così, si impara. Palla del numero 14, intanto l'arbitro ha fermato il tempo. Ricordiamo che nella parte sinistra c'è un attimino un po' più di complessità visto che c'è un minimo di corrente, ma i giovani del KFC del Trieste sembrano neanche farsi caso. Numero 14 che retropagaia cerca di rimettere in gioco con qualche difficoltà il pallone. Vediamo ora quasi tutti i giocatori del Trieste effettuano una marcatura quasi a uomo dei giocatori del KFC. Numero 14 che batte da solo, vediamo se proverà il tiro, non prova il tiro, cerca di piazzarsi in una posizione migliore ma poi dà il numero 10. Numero 10 che passa al numero 3, attenzione, numero 3 che comunque ha, numero 10 che carica il tiro, attenzione, gran stoppata del numero 3. Ora palla che va a Trieste, sportività fra questi ragazzi perché è giusto dire che questi gesti vanno premiati. Ed ora riparte Trieste che parte col numero 2. Migotti fuori, Davide! Numero 2. Dai Migotti! Vai veloce! Vai Davide! Dov'era Migotti?
molta calma verso il numero 3. Numero 3 che non aveva un controllo perfetto, sotto il numero 16 che gli blocca la strada, ma posizione libera, il numero 2 è il pareggio. Pareggio del numero 2. Oggettivamente ha un miglior controllo tecnico, per cui da subito si è fatto vedere se porta. Il Toyal è il più pericoloso, si può lasciare il campo sì, no? KFC, dai. Comunque non ha intercettato il pallone. Vediamo ora i ragazzi di Porpeto, Castello, che cosa ci faranno vedere. Stiamo per assistere alla rimessa in gioco del pallone con il numero 10 Buri, che comunque rimette in gioco. Ripartono, vediamo con che grinta i ragazzi ripartono, il numero 14 cerca di sfondare la difesa. Passaggio col numero 3, non un ottimo controllo, ma vediamo che bel gesto tecnico del numero 3, che tiene il pallone, apre per il numero 12, vediamo se proverà il tiro, di nuovo il numero 10, tiro del gol! Bel gol del numero 10, adesso aspettiamo la reazione del Trieste. Siamo 2-1 per il KFC, ma vediamo già fra i volti del ragazzo del Trieste, aggressivi e determinati a equilibrare il risultato. Il pubblico si fa sentire, gli animi si scaldano, ma i ragazzi non mollano. Via, si riparte. Parla sempre il numero 2 che imposta l'azione d'attacco. Ora il numero 14, il numero 12 che si pone davanti al numero 3. Passaggio verso il numero 2, tiro, gran parata del portiere. Palla al numero 3. Non è gol! Via, via, via! Via! Ottimo! Sezione del numero 2! Via! Attenzione, l'arbitro annulla il gol! Annulla il gol per un fallo e quindi l'arbitro annulla il gol del potenziale pareggio. Siamo ancora 2-1 per il KFC. Ricordiamo che l'arbitro che arbitra la partita è un arbitro federale, per cui di fatto ha un'ottima competenza e conoscenza del gioco. Andiamo avanti sul numero 2. Numero 2 che va avanti. Va avanti e porta il pallone da solo, sempre il numero 2. Apre probabilmente verso la fascia, ma non arriva con la rapida del suo giocatore. Passaggio verso l'interno, però il KFC conquista contro la palla. Per la portiera che si rischiera comunque il Trieste. KFC che riparte, parte pallone al numero 3, attenzione, occasione clamorosa per il Trieste. Per il Trieste prova il tiro, vediamo se prova il tiro. Ragazzi che comunque stanno dando il loro meglio in questa finale per terzo e quarto posto. Palla del numero 10 che si prevediamo se si prepara il tiro, vediamo se arriva la palla numero 14 in controllo senza grosse difficoltà, vediamo se accentra il pallone per numero 12 che prova il tiro ed è qua, sfiora la traversa alta. Un tiro a due mani per una maggiore precisione, tuttavia sbaglia questo gol non facile da realizzare. Trieste sempre col numero 3, col numero 2 molto aggressivi e finisce ora